Del governatore. Mi chiamo Gian. Sei un bucaniere. Oh! No! Mi ha salvata! Non fategli male! Portiamola via. Andiamo. Giulio, sei ferito? Chi è quell'uomo? Kutzmann, il braccio destro del governatore. Un giorno andrò a Maracaibo.
e gliela farò pagare. Quelle terre potrebbero renderci un carico d'oro all'anno. Il nostro commercio rende già bene. E quando sarai governatore? Non è il momento di fare questi discorsi. Ad ogni modo i bucanieri mi sono d'ostacolo. E dopo quanto hanno osato fare oggi... Alfonso Guzman e Rafael Ordóñez, il governatore vi attende. Mio caro Guzman, buongiorno. Come già saprete, stamane i bucanieri hanno osato assalirmi. La tracotanza di quei ribelli supera ogni limite e io... Sì, mia figlia mi ha riferito, ma si è trattato soltanto di un equivoco. Prego. Questo non toglie che i bucanieri abbiano offeso ancora una volta la Spagna. No. D'altra parte, queste terre appartenevano prima a loro che alla Spagna. No. Non voglio che si sparga altro sangue. In fondo non ci danno dei grandi fastidi. Coltivano le loro terre e cacciano nei loro boschi. Terre e boschi sottratti alla Spagna, Don Antonio. Per ora la Spagna non ha bisogno di quelle terre. Sentite, Alfonso, io so quanto sia forte il vostro attaccamento agli interessi della Spagna. Ma oggi... lo sterminio di quei coloni sarebbe per Sua Maestà ben più dannoso della temporanea rinuncia a quei boschi. Io voglio anzi che voi andiate dai bucanieri per proporre loro un trattato equo e accettabile. Come volete, Eccellenza. Però è gente nervosa. Sarà meglio che mi faccia accompagnare da una buona scorta. Va bene, Guzman. Dopo quanto vi è capitato, io posso anche capire i vostri timori. Eccellenza. Ciao! Ciao! È tuo. Ormai sei un uomo. Su. Michel! Michel! Vieni con me. Va. È proprio come ero io. Deve restare vivo nessuno. Vai. Avanti! Perché non mi hai fatto montare? In due? Sei pazzo? No, da solo. Non sei capace. Sì che sono capace. Di' piuttosto che lo vuoi tutto per te. Ma non dire sciocchezze. Siamo amici, no? Ti insegnerò. Sì, sei bravo in tutto. Sei un buffone. E io non ti faccio più montare. E io una volta o l'altra me lo prendo. Vengono dal campo. Thank you.
Mamma. Jean! Jean! Ci sono piombati addosso, all'improvviso. Qualcuno mi ha colpito. Sono rimasto svenuto. Mi hanno creduto morto. Andrò a Maracaibo e ucciderò il governatore. No, Jean, a Maracaibo ti prenderebbero subito. Quando sarà il momento di fare giustizia, stai pur certo che sarò al tuo fianco. Ma per poterla compiere dobbiamo aspettare. La cosa più urgente, per ora, è andarsene al più presto. Abbandonare la terra e tutto quello che resta. Dio, su questi corpi ti giuro che non avrò pace finché l'ultimo di quegli assassini non avrà pagato con la vita il loro massacro. Ogni spagnolo che incontrerò sarà per me l'assassino dei miei genitori e della mia gente. Ci hanno attaccati di sorpresa, a tradimento, senza darci il tempo di spiegare il motivo della nostra presenza in quei luoghi. Ma noi abbiamo avuto la meglio. I nostri soldati si sono battuti come leoni. Non li ho potuti fermare. Li hanno distrutti completamente. Da oggi il problema dei bucanieri non esiste più. Avete fatto il vostro dovere. Eccellenza. Guzman. Date un premio ai vostri soldati. Si sono comportati da valorosi. Affare fatto, prendete pure la barca. Michel! Jean! Vieni, Jean. Ci ha reso un gran servizio. Siamo stati poco tempo insieme. Buon viaggio e buona fortuna. Dove ci porti? Non mollate, ragazzi. Resistete. La terra non è lontana. Io ho sete. Aspettiamo la notte. Col fresco ce la faremo. No, Michel! Ti uccidi! Tirateli su! Non siete spagnoli. Chi siete? Naufraghi. Inutile chiedere chi siete voi. Si vede bene che siete un pirata. Siamo dei bucanieri. Gli spagnoli ci hanno assaliti a tradimento. Hanno massacrato tutti. Uomini, donne e bambini. Che voi siate vivi non depone molto in favore del vostro coraggio. Noi siamo i soli superstiti.
È facile parlare di coraggio quando si è protetti da tanti uomini. Io sono il capitano Teach. Credo che anche tu abbia sentito parlare di me. Capitano Teach, tutti dicono che siete l'uomo più temerario che corra questi mari. Forse il mio amico ha ragione. Siete il più temerario, ma non il più intelligente. Simpatico il ragazzo. Farete parte del mio equipaggio. Sarà un onore stare con voi, capitano. Meglio i pirati che i pesci cani. Vieni con me, ragazzo, seguimi. Riprendiamo la rotta. Prendi il timone. Non ce la faccio. Jean, Michel ha una fortuna veramente sfacciata. C'è ancora qualcuno che vuole giocare con me? E come? Non c'è rimasto più nulla. Fino alla prossima nave ci annoieremo. Allora credo che non dovrete aspettare molto. La mano di Jean è più fortunata della mia. La fortuna non esiste. Nave a babordo! Presto divideremo il bottino, ma prima o poi Michel ce lo frega tutto. Sempre se Capitan Jean si decide a darci il suo prezioso parere. Attacchiamo. È spagnola. Un colpo a salve! Vogliono sapere chi siamo. La bandiera! Pirati! Ognuno al suo posto! Non c'è vento. Non possono sfuggirci. Fuoco! Sparano già, sono morti di paura. C'è solo una cosa superiore alla mia sete d'oro, il tuo odio. Siamo a distanza giusta per rispondere. Fuoco! Addosso. Barra dritta! Jean, Capitan Teach è finito. Cercherò di riportarvi sulla nave. No, no. Sono contento di morire su una nave nemica. Prenditi la mia spada. È stato bello averti con me. Come un figlio. Thank you.
Capitan Teach è morto. Forza gli spagnoli! È stato buono con noi. Non poteva avere un funerale più grandioso. Capitan Teach è morto. Scegliamoci un nuovo capo! Capitan Teach l'ha scelto! Viva Capitan Sean! 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 Capitan Sean! E viva! Piegatela bene! Viva! Fuoco! I vostri occhi, Elisa, ricordano i cieli della Spagna. E i vostri, quelli degli avvoltoi, quando stanno per lanciarsi sulla preda. Sono animali pazienti. Anch'io aspetto da molto tempo, Elisa. Eppure voi sapete i sentimenti che nutro per voi. Sì, sì, lo so bene. Mi fareste il più felice degli uomini. Vi farei soprattutto il genero del governatore. È veramente diventata una cosa impossibile. Un vero insulto alla nostra marina. Nessuna rotta è più sicura. Quel pirata sembra trovarsi dappertutto e attacca soltanto le nostre navi. Oh, ecco mia figlia. Stavo illustrando a questi signori, appunto... In effetti la nostra situazione è davvero precaria. Questo Jean, il francese, che si fa chiamare il terrore dei mari, fa onore al suo nome. Vedete? Non c'è più un galeone che osi attraccare al nostro porto. Il commercio è paralizzato. E il danno è enorme. Ma bisogna fare qualcosa. Ai miei tempi non si sarebbe permesso. Si calmi, generale. Questo pirata attacca solo di sorpresa. A tradimento. Navi mercantili e villaggi isolati. Ma chi è questo pirata così bravo? Nessuno lo conosce? Ti prego, cara, questi sono argomenti che non ti riguardano. Oh, scusate. Ai miei sì, tempi. Sì, ho capito, generale. Ai vostri tempi... Conchita, quella cornacchia di Guzman sta gracchiando contro quel pirata. Sono convinta che è meglio di lui. Oh, oui, e dicono che sia bellissimo. È come se avesse dichiarato guerra alla Spagna. Una guerra che stiamo perdendo. Ai miei tempi. Calma, signori, calma. Ho in serbo una sorpresa. Qualcosa che vi farà cambiare parere su tutta la situazione. Questo, signori, è il più grande incrociatore di tutti i tempi. È stato battezzato Escorial. Sessanta cannoni disposti su due piani. Murate doppie e rinforzate, assolutamente sicure da qualsiasi speronamento. Vecchia volpe quel Guzman. Ma, chère Elisa, sentilo. Sembra che l'abbia costruito con le sue mani. Questa magnifica e invincibile nave sarà qui fra qualche giorno per liberare i nostri mari dai pirati. Dopo quanto vi ho detto, è ovvio che nessuna flotta pirata ha speranza di successo. Non ho mai visto niente di simile. È una vera fortezza galleggiante. Ma lenta.
Se fuggiamo non potrà mai raggiungerci. Facciamolo subito, finché siamo fuori dalla portata dei suoi cannoni. Ha ragione. Attaccheremo. Allora gli vado addosso. Tiro sulla bandiera? No. Ho un'altra idea. Jean, sei impazzito. Il comando ti ha dato alla testa. Michel! Se non affrontiamo subito quella nave, prima o poi sarà lei ad acciuffarci. È quello che dico anch'io. Con quell'incrociatore sul mare non saremmo più sicuri neppure alla nostra isola. Silenzio! Ecco la mia idea. È poco più di un barcone. Sembra deserto. Pare proprio che non governi. Nessuna bandiera. Non ci resta che accostare per un'occhiata. Almeno potremo raccontare qualcosa a quelli di Maracaibo. Dal momento che i terribili pirati non si sono fatti vivi. Timone a dritta! Ridurre la tela! Ridurre la tela! E allora? Tutti morti! Capitano, che facciamo? Lasciamoli al loro destino. I pirati maledetti. Sono stati i pirati. Oh. Ce n'è uno vivo! Esaminate ad uno i corpi di questi disgraziati. Buttate in mare i morti e cercate di curare i feriti. Forse sapremo qualcosa di interessante. Andate, alla svelta! Sono i pirati! Ricacciamoli in mare! Con l'Escorial saremo invincibili. No, non raggiungeremo più un solo galeone. La nostra forza è la velocità e la sorpresa. Ma i cannoni potremmo tenerci. Non potremo mai rifornirci di munizioni adatte. A noi questa nave non serve. I cannoni buttiamoli a mare. Che ne facciamo di questo ufficiale? Morto. E del capitano? Non ucciderlo ancora. È stata un'idea veramente geniale. Siete un uomo prezioso, Guzman. Sempre per il bene di Sua Maestà Cattolicissima. Che ipocrita. Chi? Guzman. Inclinata. Che succede?
fuori, fuori, indietro! Che catastrofe! Cosa fanno? Ma come hanno potuto? E questa è la nave invincibile, quella che avrebbe dovuto sterminare i pirati. Al governatore e al suo degno compagno Guzman. Un regalo dal terrore dei mari. In ricordo della strage dei bucanieri. Presto toccherà a voi. Non so come sia potuto accadere, ma se questa nave non lo ha fermato, nessuno lo potrà. E vuole le nostre vite. Ho sete. Scioglietelo! E impiccatelo! Non siamo più sicuri neanche in casa nostra. Maracaibo non è un villaggio indifeso. Io spero che venga presto a farci una visita. Rafael. Voglio due guardie. Giorno e notte. In nome della fratellanza. È poco, basta. Jack si lamenta sempre. Il mio compagno è morto. La sua parte è mia, secondo la legge della fratellanza. Ancora. Dai ancora. Cercati un altro compagno. L'ho perso sulle scoriate. Scegli quello che vuoi. D'ora in poi resterai qui. Avrai la tua parte come se avessi combattuto. Che cosa desideri? Niente. Quello. Ah, bene. Vieni, vieni. Sta cambiando di padrone. Vieni, vieni con me, vieni con me. Ti insegnerò tante belle parole. Carino. Bello, eh? Carino. Dolores. Bella Dolores. Bella Dolores. Vengo con te. Sai che non devi guardarla. Presuntuosa. Dolores, una notte sola contro il mio bottino di un anno. Giù le mani. Sta attenta a non esagerare, Dolores. Sono nata in mezzo a queste canaglie e so bene come trattarli. È andata bene questa volta, eh? Quello. Sicuramente sarà stato in testa a qualche bella duchessa. Oppure a una cortigiana. Questo posto è diventato pericoloso per una donna come te. Sono mesi che non ne vedono una giovane. Un giorno o l'altro qualcuno berrà un bicchiere di troppo e... Vorresti essere tu quel qualcuno, eh? Questa è la donna del mio amico morto. Essa è mia, secondo la legge della fratellanza. Non importa,
La tua donna è quella. Una botta di rum, vuoi fare? Bada che t'ammazzo. Ti spello vivo. Provaci. È stato il primo. Discutiamo per la vedova del Guercio. Essa mi appartiene. Sarà tua quando avrai reso vedove 10 donne spagnole. Fuori, a farvi passare la sbronza. A sentire, Dolores, meriti più di quanto io potrei darti, mentre Michel ti può dare più di quanto meriti. Le città piene di vita e di piacere, gente elegante, i bei vestiti, il mondo. Tutto questo potremmo avere insieme, Michel. Io e tu. Tu e io. Vieni, bella! Vieni! Vieni! Sarebbe facile se soltanto ti decidessi. Potresti essere tu il capo. Morto Jean, tutti ti obbedirebbero. Ha ha ha!
tranquillo. Non gli fa prendere freddo. Piacerà bene con me. Mi raccomando. Un giorno ti darò tutto quello che sogni. Ma va, un giorno. E intanto ti lasci trattare come un servo. Stai per partire, Michel. E non sai neppure per dove, né perché. Tu non sei un uomo. Sei un manichino nelle mani del tuo amico Jean. Stai zitta. Io valgo quanto Jean, se volessi. Tutti a bordo! Pronti per salpare! Va, va, Michel. Io ti aspetterò. Con ricchi bottini sono sempre più rare. A volte navighiamo per settimane senza incontrarne una. Gli spagnoli hanno paura. Si sono rinchiusi nelle loro tane. È venuta l'ora di cambiare sistema. C'è un posto dove tutti i tesori che non hanno più osato portare sul mare si sono accumulati. Maracaibo. Maracaibo? Maracaibo? Sì. Maracaibo. La presa della città ci frutterà almeno come 100 abbordaggi. Capitano Jean, Maracaibo è inespugnabile. Andare sotto i forti significa affondare in 5 minuti. Sono d'accordo con Jack, ma prima di parlare voglio sentire come pensi di poter prendere quella città. Non la prenderemo con un attacco come non saremmo mai riusciti a prendere l'Escurial senza astuzia. Conosco un canale che immette dietro il forte. Vi precederò per avvertirvi. Allora non attaccheremo dal mare. Qual è il tuo piano, Jean? Le navi si nasconderanno dietro il promontorio. Gli uomini sbarcheranno a un mio segnale. Io ho un conto da saldare con il governatore di Maracaibo e lo farò da solo, prima dell'attacco. Accidenti. Vengo con te. Grazie. Che Dio vi protegga! Prima di sera sarete nel porto di Maracaibo! Urrà! 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 Si direbbe che non ci sia sorveglianza. Questo è il punto debole di tutta la fortezza. Ritengono che soltanto un pazzo si infili in un canale così stretto. Ci hanno scoperti! Guarda lassù! Allarme! Sono stati più furbi di te. Fermatevi! Buttiamoci in acqua, presto!
Michel, ti devo la vita. No, non mi devi proprio niente. Pensa che credevo che fossi morto. L'acqua del mare ha fermato il sangue. Forse me la caverò, ma bisogna avvertire le navi. È mio dovere avvisarla che stanotte hanno tentato di forzare l'ingresso del porto. Il tentativo è fallito, ma qualche superstite potrebbe essersi nascosto qui intorno. So difendermi da sola. È la prima volta che fai cilecca. Già. È la prima volta e potrebbe essere l'ultima. Ma questo non importa. Devi correre ad avvertire le navi. Se le sorprendono alla fine, va. Racconta loro com'è andata. Se possono, qualcuno verrà a prendermi, ma se c'è qualche pericolo, di che non corrano rischi inutili. Tu sarai un buon capo. Forse migliore di me. Addio, Jean. Entrare a Maracaibo di notte. A Maracaibo ti faranno sciogliere la lingua. Sono una ragazza di Maracaibo. E dove sei dovresti saperlo perché ti ho trovato qui svenuto. Solo? Non hai visto nessun altro? Nessuno. C'erano solo dei soldati in giro. Soldati? Ma
Ma ora devo proprio andare. No. Dimmi chi sei. Prima non m'hai risposto. Mi chiamo Elisa. Chi sono non ha importanza. Tornerò prima di sera e ti porterò qualcosa da mangiare. Elisa. Chi sei? Chi ti manda? Perché sei venuto? Chi era quell'altro che stava con te? Dov'è ora? Parla! È inutile che tu cerchi di resistere. Tra poco i tuoi muscoli si strapperanno ad uno. Parla! Non sei uomo da resistere a lungo. No, no, no! Sono un pirata. Uno di Capitan Jean, il terrore dei mari. Il terrore dei mari? Sì, lui. Era con me. È qui. A Maracaibo. Slegatelo. Dategli dei vestiti. E portatelo da me. Un ufficiale mi ha detto che tu stai. Oh, ti prego, papà, lascia perdere. Gli ufficiali sono sempre pieni di paura. Ma potresti fare qualche brutto incontro. Beh, gli incontri potrebbero essere anche belli. Perdonate, eccellenza, ma c'è una cosa importantissima. Devo parlarvi da solo. Ma i peggiori incontri si possono fare proprio in questa casa. Elisa. Voi mi perdonerete, eccellenza, appena avrete sentito parlare l'uomo che vi ho condotto qui. Parla. Sei davanti al governatore di Maracaibo. Il terrore dei mari è qui. Ha giurato di uccidervi insieme a Guzman. E perché mai questo pirata dovrebbe avercela tanto con me? Non lo so. Quest'uomo sa dove si trova adesso quell'assassino. Egli ci guiderà da lui e lo prenderemo e la faremo finita. Tu sei amico di quell'uomo? Lo ero. Perché adesso ti sei messo con noi? Nessuno vuole morire. Sta bene allora. Andate pure, ma ricordatevi che voglio quell'uomo vivo. Faremo il possibile, eccellenza. Presto, devi fuggire subito. Elisa, che succede? Ho saputo dei soldati che hanno catturato uno degli uomini che cercavano. Michel. Michel non mi tradirà mai. Oh, Guzman conosce molto bene i sistemi per sapere quello che vuole. Presto, andiamo. Elisa, forse se tu sapessi chi sono... Non perdiamo tempo. Forse i soldati stanno già per arrivare. Lo sai da che parte dirigerti? Sì, al promontorio. Oh! Presto, andiamo. È qui. A terra! Presto. Siamo pronti. Avanti.
Non c'è nessuno. Traditore! No, no, vi giuro che l'ho lasciato lì. Era ferito. Non può essere andato lontano. E allora? Forse sta raggiungendo le navi. Le navi? Le navi pirate, le aspettavano un suo segnale. Io conosco il posto. A cavallo! Non posso spiegarti, non c'è tempo. Ma devo dirti la cosa più importante. Ti amo, Lisa. Ti amo. Mi hai salvato la vita, ma non è per questo. Da parte mia, ti amo da sempre. Ehi, capitano! È per questo che ci hai fatto il segnale! Lanciatevi una corda, sono ferito! Sai chi hai fatto fuggire? Attento a come parlate, Guzman. Era il terrore dei mari, l'uomo che ha giurato di uccidere vostro padre. Io non devo rendere conto a voi delle mie azioni. Pagherai tu per il tuo amico. Sentite, dopo quello che ho fatto, anche se mi lasciaste libero, non potrei più tornare con i miei amici. Penso invece di potervi essere più utile di quanto crediate. Posso insegnarvi il modo di distruggere tutti i pirati senza perdere un uomo. Spiegati. Per far questo voglio più della vita. In fondo non vale molto senza un po' di denaro. Avrai tutto quello che vuoi. Parla. Qual è il tuo piano? Donne. Donne? Una ventina di donne. Senza l'intervento di vostra figlia, eccellenza, a quest'ora quell'assassino marcirebbe già nelle nostre prigioni. Non hai niente da dire? No, niente. Sai che nome ha quanto hai fatto? Alto tradimento. E se non fossi mia figlia? Purtroppo erano presenti molti soldati. Voi conoscete, eccellenza, il sentimento che nutro nei riguardi di vostra figlia, anche se purtroppo non sono ricambiato. Penso che per il bene di tutti sia meglio allontanarla da Maracaibo per un breve tempo, fin quando la faccenda non sarà dimenticata. Mi hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto andare in Europa, vero? Bene. Comincia a preparare la tua roba. Viaggerai con la mia nave fino a Portobello. Non ti lascerò un istante. C'è cascato in pieno. Lo raggiungerò presto con la nave di scorta. I pirati hanno spie giù al porto. Non sarà difficile spargere la voce di questo viaggio. Ora bisogna trovare le donne. Questa sarà la parte più facile del progetto. Andate.
cosa ha detto? Che la nave del governatore passerà di qua. Avrà una nave di scorta? Questo non lo so. Michel è rimasto nelle mani degli spagnoli. È poco probabile che sia vivo. Ma io devo tentare. Se riesco a prendere il governatore e la figlia, forse potrò fare uno scambio. E se l'hanno ucciso, lo vendicherò insieme a tutti gli altri. Vengo con te, capitano Jean. Tutta l'isola sempre ai tuoi ordini. Grazie, amici. Ma la legge della fratellanza è chiara. È una questione personale, senza bottino. Solo mia. Non ho il diritto di esporre le navi né i vostri uomini. Partirò da solo, questa notte. Perché lo hai fatto? Sapevi chi era? Basta, papà. Ormai non lo vedrò più. Ma è un ladro, un assassino, un pirata. Non può ad un tratto... Basta, papà, ti prego. Hai ascoltato il consiglio di Guzman. Io ti ho ubbidito. Adesso non parliamone più. Come vuoi, cara. Come vuoi. Aumentate la zattera! Andrete nel paradiso terrestre! Troverete uomini, rum e felicità! Spingete la zattera a largo! Nella corrente! Sciogliete gli ormeggi! Venite, ci sono le donne! Siamo arrivati. Oltre non si prosegue, altrimenti ci vedo. Ancorate! Allora, come d'accordo, io sbarco. Ritengo che il terrore dei mari può arrivare da un momento all'altro. Sbrigati. Non c'è tempo da perdere. Va bene. Hai più di 10 minuti, ha detto Guzman. D'accordo. Come prevedevo, non si sono accorti di voi. Dolores! 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 Dolores, dobbiamo andare via subito. Subito! Dove? Non posso spiegarti, vieni. Ma... abbandoniamo l'isola, adesso. Non è quello che tu volevi. Certo, ma così la mia capanna... Presto, qui ci sarà il terremoto, vieni!
cosa stanno facendo? Dimmi! Distruggono l'isola. Siamo salvi, Dolores. Quelle grotte, via! Donna. Donne! Per la grandezza della Spagna, avanti! Sono due le navi. Il governatore non si muove mai senza scorta. Due contro uno. Che lo spirito dei bucanieri ci guidi. È una nave sola. Non oserà sfidarci. Cannonieri ai posti! Mirate a dritte e caricate! Pronti a far fuoco! Abbiamo una buona scorta. Comunque è bene che andiate in cabina. Fuoco! Pronti a rispondere al fuoco! Siamo pronti a far fuoco, comandante. Barra indietro. Torniamo a Maracaibo. Ma, comandante... Obbedite! Rua su Maracaibo, a tutta velocità. Inversione di rotta! Rua su Maracaibo! La nave di scorta non spara. Sta fuggendo. Cessate il fuoco! Fuoco! Ai posti di combattimento! Anche se l'altra nave è fuggita, noi siamo in grado di contrattaccare! Non vogliamo combattere contro il terrore dei mari! Non vogliamo combattere! Non vogliamo combattere! Maledetti! Avete dimenticato di essere spagnoli? Stanno preparandosi per l'arrembaggio! Difendete almeno le vostre vite! Vigliacchi! Ma io non chiedo la resa! Nessuno tocchi il governatore!
vissuto anni aspettando questo giorno. Non sai che è un ladro e un assassino? Che hai contro di me e contro la Spagna? Non parlerei così se fossi in voi. Io sono un bucaniere, uno dei tre che sfuggirono al massacro che avete ordinato voi 12 anni fa. Avete ucciso mia madre, mio padre, la mia gente, i miei amici, tutti. È un motivo sufficiente per odiarvi? Rispondete! Furono i bucanieri ad assaltare le mie truppe e proprio mentre portavano loro un buon trattato. Tacete! Vi ho condannato 12 anni fa sui cadaveri dei miei genitori. Lasciami, è necessario che io vada. Il meno che io possa fare è uccidere. No! È mio padre! Sono la figlia del governatore. Alcuni anni fa, quando ero ancora bambina, tu mi salvasti. Qualche tempo fa, a Maracaibo, fui io a salvarti. Elisa. Spagnoli, cara, erano soltanto dei vigliacchi. Erano dei traditori, padre. Dei traditori pagati da Guzman. Sì, voleva sbarazzarsi di noi, di te, per prendere il tuo posto. No, perché non hai mai avuto fiducia in me? Elisa, Elisa, dove vai? Voglio parlargli. Ma è pericoloso. Devo farlo. Ricordati che è un pirata. Cosa vuoi? Parlarti. Mio padre non può essersi macchiato di un delitto così orribile. Gli ho parlato. Egli ha creduto a quello che Guzman gli aveva riferito, e cioè che furono i bucanieri ad attaccare gli spagnoli. È vivo. Non l'ho ucciso. Che altro vuoi da me? Jean. Jean, io non ti ho salvato la vita soltanto perché un giorno tu l'hai salvata a me. Ho mancato al mio giuramento. O perché ti ho incontrata? Se questo è tutto quello che hai da dirmi, puoi anche compiere la tua vendetta. Avanti, sono una spagnola, no? Ne hai uccisi tanti. Perché esiti? Perché ti amo. Sono innamorato di te, la figlia dell'assassino della mia gente. No, mio padre è un uomo debole ma leale. Guzman è il colpevole che tu cerchi. Lui ha voluto che io partissi perché ti avevo aiutato. Vuole diventare il governatore di Maracaibo per tutelare meglio i suoi commerci. Come un giorno ha tradito la tua gente, adesso ha tradito lui. Hai visto anche tu, la nave di scorta è fuggita senza sparare un solo colpo. Tutto il viaggio è stato un'idea di Guzman? Sì. È riuscito a convincere mio padre che era la cosa migliore da farsi. Guzman contava sulla mia assenza dall'isola. Io devo tornarci. Prua all'isola del gancio! Non c'è più nulla. Non avere rimorsi. Erano tutti delle carogne. Il mondo è nostro. Hai ragione, Michel. Andiamo. Partiamo al più presto. Non voglio più stare qua. Nascondetevi! Tutti ai posti! Arretrare la nave in modo che non si veda dal mare. Il terrore dei mari non tarderà a tornare. E dobbiamo preparargli un'accoglienza tanto calorosa quanto inaspettata. Presto! Ecco l'isola. Avanti adagio! Ecco. Appena arriva in porto si troverà tra due fuochi. Pronti! Thank you.
conosciamo. Hanno risposto al segnale, Jean. Tutto bene. Forse, George, ma sento che qualcosa non va. Hanno risposto troppo presto al segnale. Calate una barca! Che vuoi fare? Andare a vedere. Jean! Curati di lei. Se non dovessi tornare entro un'ora, sciogliete le vele e andate. Jean. Non ci sono cascati. Andiamo a vedere chi ci manda il terrore dei mari. Michel! Michel, che è successo? Ricordo di averti mai vista. Noto però che sei ragionevole. È solo perché spero di riuscire a infilarti un pugnale nella pancia. Sono finiti i tempi delle minacce, pirata. Portatelo sulla nave. Tutti a bordo! Alcune donne che si sono rifugiate in una grotta sono ancora vive. Non ci sono uomini? No, i feriti li abbiamo eliminati tutti. Lasciatela libera. Volevi un premio per quello che hai fatto? Un premio per te e per la tua amante? Ecco. È tua l'idea di adoperare le donne, vero? Guarda, sono tue. Tutte tue. Ti nomino governatore dell'isola. Non farli imbarcare, ne rispondi con la tua testa. No, io no. Portami via con te, non lasciarmi qui. È stato lui, lui soltanto. Io no! Portami via con te, non lasciarmi qui. Non voglio, non voglio. Farò tutto quello che vorrai. Sarò la tua schiava, sarò la tua serva, ma portami via con te. Portami via, ti prego, ti prego. Sei degna del tuo amico, squaltrina.
maledetta! Assassina! Hai ucciso tutti i nostri uomini! Assassina! Ora la paghi! Devi morire! Assassina! Devi morire! Sì, devi morire! Maledetto! Devi morire, tuo figlio! Certo, devi morire! Muori! Muori! Muori, assassina maledetta! Muori! Assassina! La nave pirata è sempre fuori del porto. Possiamo giustiziare il prigioniero? No, no, lo voglio vivo. Legatelo sulla prua. Voglio che i suoi amici lo vedano bene. Vigliacco! Spiegate le vele! Sciogliete gli ormeggi! Guardate. È il nostro capitano. Sì, quello è il nostro capitano. No! Impicchiamolo! Impicchiamolo! Sì! A morte, impicchiamolo! Fermi! Il primo che si muove lo ammazzo. Ritiratevi nella vostra cabina. Avanti a tutta forza! Ognuno al suo posto per l'arrebaggio. Ehi, della nave! Chiedo la vita del capitano Jean in cambio di quella del governatore e di sua figlia, che sono nostri prigionieri. Rispondete! Cannonieri, ai posti! La vita del governatore di Maracaibo contro quella del capitano Jean! Rispondete! Fuoco! Fuoco! Come un prato d'erba! Non sparate! Non sparate! Non rispondete al fuoco! Fuoco! Sparate! George! Rispondete a cannonate! Fuoco! Nessuno spari! Fuoco! 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 Pensare a noi! Giorgio!
è morto. Va nell'altra nave. Elisa! Elisa! Questione personale con lui. Eccoci finalmente di fronte. Vigliacco e assassino. Potrei lasciarti impiccare, ma voglio fare giustizia con le mie stesse mani. Ti offro un trattamento da vero uomo. Dategli un pugnale. Il mio. Ce l'ho io. Dammi il tuo. E ora una corda. Secondo l'uso dei bucanieri. Pronti? I bucanieri sono con te. Thank you.
tutte le bandiere!